Tiguan R-Line 2017, 2000 TDI 190 cavalli. Abbiamo qui questa fantastica auto con cerchio Suzuka da 20 pollici. Abbiamo sostituito il classico scarico che hanno tutte le Tiguan con lo scarico sdoppiato della 240 cavalli. Sono state sostituite le classiche frecce degli specchietti con delle frecce dinamiche che hanno anche un effetto kit cortesia in chiusura e in apertura, ovviamente di sera, con il sensore della luce. Sono stati sostituiti i classici fendinebbia con luce alogena gialla con dei fendinebbia bianchi a LED, quindi è possibile viaggiare con i fendinebbia anche come luci di posizione, ovviamente. Internamente possiamo vedere il pacchetto R-Line interno, veramente veramente molto bello, pedaliera, sedili misto stoffa Alcantara similpelle, cielo completamente nero e scritta R-Line sul battitacco illuminato. Questa macchina ha anche portellone elettrico. Con il portellone elettrico abbiamo attivato le luci di ingombro a bagagliaio aperto per essere visibili sia di giorno che di notte quando stiamo effettuando manovre di carico e scarico dal bagagliaio. Riguardo le attivazioni che abbiamo fatto su questa macchina, possiamo vedere che abbiamo inserito l'apertura i finestrini dalla maniglia keyless e allo stesso modo in chiusura i finestrini e nel caso ci fosse stato il tetto, anche il tetto si sarebbero chiusi. Riguardo le attivazioni all'interno di questa autovettura, accendiamo il quadro, ovviamente staging lancette e apertura degli specchi con il quadro. Possiamo notare la grafica R. Abbiamo abilitato gli abbaglianti automatici, abbiamo tolto le cinture di sicurezza, quindi non ci sarà né il beep né la spia. Abbiamo inserito per quanto riguarda i dati di marcia, innanzitutto abbiamo abilitato l'app timer, il cronometro da pista, eccolo qua. Per quanto riguarda i dati di marcia, abbiamo abilitato anche la quantità a rabocco carburante. Andiamo a vedere il menu della radio. Abbiamo abilitato la modalità scuola guida. Poi il menu off-road qui era già abilitato perché questa è una 4Motion. È una 190 cavalli, 4 ruote motrici. All'interno del menu possiamo vedere che per quanto riguarda le luci abbiamo abilitato il Dynamic Light Assist, quindi c'è il flag che si può spingere e accendere, lo stesso discorso per le luci diurne. Andando invece a vedere le luci soffuse, abbiamo abilitato i colori che come sappiamo possiamo cambiare, quindi il nostro HID cambierà colore a nostro piacimento. È stata abilitata la grafica 3D, quindi
quei puntini che fanno quel movimento, questo effetto tridimensionale che dà profondità, molto carino anche questo. Riguardo l'assistente alla guida, avendo la camera, tutte le Tiguan hanno la camera frontale, il lane assist era già attivo, abbiamo abilitato il riconoscimento della segnaletica stradale. Per quanto riguarda apertura e chiusura, possiamo vedere che abbiamo codificato, abbiamo abilitato l'antifurto e la conferma acustica dell'antifurto, quindi il classico beep e doppio beep in apertura e in chiusura. Riguardo la parte della navigazione, abbiamo inserito un nuovo pacchetto di POI, nello specifico Velox. Nuovo pacchetto aggiornato proprio questo mese. Sono state cambiate delle icone e sono stati aggiunti dei nuovi punti di interesse. Ovviamente questo lo troviamo sia qui che ovviamente quando spostiamo nell'hide. Ovviamente adesso eccolo qua. Ovviamente è stato abilitato, come abbiamo detto, il beep antifurto, il coming home automatico anche sui fendi nebbia. In questo momento è giorno, quindi non riusciamo a vederlo. Spero vi sia piaciuto il video, vi invito a mettere un like e alla prossima macchina. Arrivederci.